State con noi, amici, che dopo la pubblicità vi facciamo una grande sorpresa musicale. State lì. Allora, voltiamo pagina per un istante. Perché? Perché abbiamo un artista fiorentino, come dire, molto, molto giovane, ma molto ancorato alla tradizione canora della nostra città, che è Lorenzo Andreacci. Ci sei, Lorenzo? Ciao Mario, buongiorno. Grazie ciao. Per essere con noi. Lo dico solo ai più distratti: Lorenzo Andreacci è in qualche modo, voglio dire, l'erede di un maestro assoluto, inarrivabile, come Narciso Parigi, che tu hai avuto la fortuna di conoscere, frequentare e diventarne amico, esatto, insomma, nella parte, esatto, finale della vita. Di avere come maestro. Come insomma. Maestro. E infatti, se non sbaglio, un anno, due anni fa tu pubblicasti anche degli inediti, no, di Narciso Parigi, che ti aveva lasciato. Insomma, esatto, un anno fa uscì questo disco sotto la direzione artistica sua, dove ricantai i suoi successi in America. Quindi, insomma, più che è un'adorazione la tua per Narciso. Sei giovane, esatto. Però insomma, porti avanti questa tradizione fiorentina che a noi piace moltissimo. Però cosa è successo qualche tempo fa? Dai, annunciate questa cosa che tra poco ascolteremo e naturalmente metteremo al giudizio dei nostri ascoltatori, che è sovrano. Che è successo un po' di tempo fa, Lorenzo? È successo che il direttore della Fiorentina, Gio Barone, mi propose di scrivere una canzone più moderna, diciamo, una canzone appetibile per i giovani, insomma, una canzone pop rock per la Fiorentina, che non andrà assolutamente a sostituire l'inno, ovviamente, sono, esatto, io il primo a dirlo. Ci mancherebbe altro. Narciso, giù le mani da Narciso. Ma assolutamente, poi Narciso è stato il mio maestro, sarai il primo a mettermi in, certo, mezzo di strada e a legarmi intorno a un albero. E quindi abbiamo fatto una canzone d'amore per la Fiorentina, io insieme ad altri due musicisti, Dario Mattini e Alessandro Innocenti, con l'arrangiamento di Franco Poggiale e Berlinghieri. Questa è Firenze, abbiamo ripreso uno degli slogan più di successo e più famosi della società Viola, il titolo appunto Questa è Firenze, e spero che piaccia, insomma. È una canzone, noi ci abbiamo messo il cuore, l'anima, per l'amore della nostra città e per l'amore della squadra, insomma. Senti, quindi, io ho avuto la fortuna di ascoltare l'anteprima, a me è piaciuta molto, naturalmente, sì, il mio giudizio conta zero, però che se trasuda dal testo, al di là della musica, dal testo trasuda proprio l'amore che c'è per la città, per la maglia, per la Fiorentina, per i tifosi, insomma si sente che è scritta da un tifoso vero, da un fiorentino vero, sì, insomma, che ha dentro anche la tradizione, pur essendo molto giovane. Tu sei poco più che trentenne, se non sbaglio, beato te, per cui insomma, sì, voglio dire, beato te. E quindi, senti Lorenzo, se sei d'accordo, io direi di farla ascoltare, perché oggi è il giorno in cui esce, no? Il 15 aprile. È uscita stamani mattina. È uscita, esatto, quindi arriviamo freschi, è appena uscita, e quindi la possiamo mandare in onda, perché è stata presentata, e poi naturalmente i nostri ascoltatori, altri 925 727775, ci manderanno i loro messaggi testuale e vocale, oppure potranno anche intervenire in diretta 055 572637. Magari poi dopo la pubblicità alle 13 ti tengo, se puoi, ancora qualche minuto, ma poi, certo, dopo abbiamo anche, certo, altri ospiti, così magari si arriva qualche telefonata, qualche messaggio. Ciao Lorenzo, un saluto da Francesco Schina, o Schina, non lo so, questo è per te, Schina, credo. Schina, sì, ecco, perfetto. Grande, quindi, musicista. Allora, questo è il tributo che Lorenzo Andreacci e altri due musicisti hanno fatto alla Fiorentina e a Firenze, senza, per carità, hai fatto bene a sottolinearlo, perché vanno ripetute le cose, senza, certo, andare a ledere minimamente l'inno di Narciso Parigi. Poi tu sei il suo allievo storico, ci mancherebbe altro, però siccome l'idea mi sembra di capire sia nata dalla dirigenza Viola, quindi anche loro daranno un giudizio, e se piacerà, magari, chissà, la butto lì, potrebbe essere un'idea per il riscaldamento, anche perché sai che da molti anni in molte città c'è l'inno d'ingresso e l'inno di chiusura, più mettono anche magari delle canzoni quando le squadre entrano in campo per il riscaldamento, cioè ormai il prepartita è diventato una sorta di evento anche musicale, quindi è giusto che poi la musica, che è la colonna sonora veramente della nostra vita, abbia un punto di protagonismo anche nel calcio. Allora, l'annuncio io? Ma certo. Beh, allora, magari ridiamo gli autori di Lorenzo Andreacci e poi dimmi. Lorenzo Andreacci, Dario Mattina e Alessandro Innocenti. Questa è Firenze. Cielo, un raggio viola, trema tutto, tremo ancora. Sai che cosa c'è nell'aria, ma cos'è? Tatuata nella mente, è indelebile.
la mia pelle, so cos'è, so cos'è. Salta la Fiesole, canta lo stadio, si infiamma, Firenze è qua. Nel cuore in giglio una maglia che lotta ed incanta la nostra città. È una passione maledetta. Viola, grido forte in coro ora, voglio piangere di gioia, Fiorentina, con te. Viola, è un destino che ci onora, siamo parte della storia, siamo parte di te. Salta la Fiesole, canta lo stadio, si infiamma, Firenze è qua. Cuore in giglio una maglia che lotta ed incanta la nostra città. Questa è Firenze. Questa è Firenze, questa è Firenze, siamo Firenze. Stadio si infiamma, Firenze è qua. Nel cuore il giglio una maglia che lotta ed incanta la nostra città. Questa è Firenze, è uscita oggi, di Lorenzo Andreaggi, artista insomma che non ha bisogno di presentazioni, fiorentino vero, insomma, tra che coniuga e la sintesi tra il passato, quello bellissimo di tradizione di Narciso Parigi, e il futuro. Lorenzo, intanto per scrivere il testo quanto avete impiegato, quanto hai impiegato, è venuto di getto, ci hai pensato, sei stato sveglio? Ci abbiamo messo alcune settimane per trovare le parole giuste e soprattutto il ritornello che orecchiabile, insomma, certo, nella mente, insomma, al primo ascolto. E devo dire, prima non l'ho detto, che questo brano ha attirato l'attenzione di Paolo Dossena, grande produttore discografico, e infatti la distribuzione è curata da lui, dalla CNI. Ecco. E tra l'altro è uno che si intende anche di inni, però stanno arrivando i primi messaggi e devo dire, insomma, che sono tutti positivi. E c'è Marco che ci dice: ma durante il riscaldamento mi sembra perfetta. Ma sai che anch'io, quando ne abbiamo parlato, Lorenzo, no, in privato, sì, da sì, chi ti ho detto, ho pensato al riscaldamento perché è un momento particolare. Voglio anche dire che sicuramente nel nuovo stadio non ci saranno problemi, però se già in questo riuscissero fra amministrazione comunale e Fiorentina a migliorare l'impianto acustico, che francamente devo dire anche quando passano la musica, sarà che siamo abituati da una vita a girare tutti gli stadi d'Italia, la maggior parte ormai sembra di essere al Festival Bar, quando dico io nel collegamento prepartita, no? Forse pure troppo, Lorenzo, certe volte, perché esagerano, sì, sì, a Napoli, a Torino sparano un'idea, già a Roma è più dispersivo perché l'Olimpico c'ha tutti i gradoni, insomma, che sono degradanti, ma Torino è una roba da mal di testa, quindi esagerano pure, però insomma ci sono degli impianti acustici e francamente a Firenze, insomma, dovrebbero essere, credo, insomma, questo è il mio modesto parere, migliorati per apprezzare anche non solo lo speaker Alessandro Capasso, che è bravissimo a leggere la formazione, ma anche, voglio dire, la musica che viene irradiata. Allora, Lorenzo, se ce la fai a restare ancora qualche istante, andiamo in pubblicità così concludiamo il discorso. E questa è Firenze, appunto, questo pezzo dedicato alla Fiorentina, alla città, scritto da Lorenzo Andreaggi, che è uscito oggi. E tra pochissimo, quindi, diretta alle radio, se volete anche fare delle domande a Lorenzo, 055 57 2737, per la diretta alle radio, 3925 72 77 75, il numero di SMS a vostra disposizione. Buongiorno Lady Radio, ho sentito proprio ora la canzone su Firenze, moderna,
Appena ho sentito dell'annuncio avato ho detto oi, ci siamo, sarà un tormentonaccio, una cosa che si ascolta male. E invece bravi, è molto ritmata, si può cantare anche in coro allo stadio, un bel meglio di qualcuna di Sanremo. Bene, ciao da Alessandro Viola. Senti Lorenzo, allora arrivano altri messaggi, meraviglioso il Baglio di Firenze, poi uno dice la canzone ricorda Enrico Ruggeri, ne ha fatte mille, non so quale sia, poi il ritornello si potrebbe usare quando si segna, Standing Ovation per la canzone appena sentita, Forza Viola e Viva Fiorenza Donatella. L'anno prossimo, se si va in UEFA, una canzone nuova e a Sanremo, Federico Lascandicci, semplicemente stupenda, da Antonio Fiorentino, complimenti, bellissima canzone, molto orecchiabile, Forza Viola. Questi sono alcuni dei messaggi che stanno arrivando al 3925, beh insomma è nostro, non abbiamo, non abbiamo nessuna, voglio dire, presunzione di essere, come dire, gli eredi di Pagnoncelli in termini sondaggistici, però insomma sai che la tribuna L di Radio è molto esigente, per cui se arrivano tutti questi messaggi belli può essere fiero, però credo che in generale insomma l'avrei fatta ascoltare a qualche collaboratore, qualche amico intimo, l'impatto è stato positivo in generale, mi sembra, no? Sì, Lorenzo? È stato positivo con tutti, insomma, quelli che l'ho fatto sentire. Non c'è stato per ora una voce fuori dal coro. Bene, ci fa piacere, molto bella, e devo dire poi insomma il testo è preciso, anche perché certe volte, sempre girando per l'Italia, si ascoltano delle canzoni o degli inni insomma che hanno delle frasi veramente insomma sembrano prese da copia colla da internet, sai, e messe lì, esatto, e roba da Baci Perugina, e invece qui insomma si vede che è scritta, posso dire, con la pancia, prima ancora che col cuore, è vero. Allora Lorenzo, noi ti facciamo grandi complimenti, ma se i nostri ascoltatori la vogliono sentire, ma noi magari, se Luca Paradisi in regia è d'accordo, in coda di trasmissione prima annunciamo italiano con la canzone Lorenzo Andreacci, dopo, quando in coda di trasmissione la facciamo risentire, e poi invece gli ascoltatori dove la trovano, perché poi alla fine su tutte le piattaforme è stata distribuita su tutte le piattaforme digitali, quindi Spotify, Deezer, YouTube Music, la trovano su YouTube dappertutto insomma. Perfetto, bene Lorenzo, comunque poi ne riparleremo dai nei prossimi giorni, complimenti anche ai tuoi compagni di viaggio, perché grazie, siete un bel team, e in bocca al lupo di cuore, questa è Firenze, questa è Firenze, un abbraccione, grazie, ciao, grazie mille. Grazie a Lorenzo. E nel tornare a casa ho sentito la canzone di Lorenzo, ti è piaciuta? Molto, ecco. E se posso dare un consiglio, visto ritmi e visto come è bello altosonante il ritornello e tutto, la sentirei bene all'uscita dal campo, ecco, mentre si fa riscaldamento. Ecco, io guarda Alberto, mi fa piacere, siamo spesso in sintonia, lo siamo anche stavolta, io quando l'ho sentita la prima volta naturalmente in privato mi è venuto subito in mente il riscaldamento anche a me, perché quello è un momento particolare dove la squadra ha bisogno di sentire la gente vicina e ha bisogno forse anche di un accompagnamento forte. Del resto, voglio dire, ci sono stati a Napoli, mettono Life is Life, e sul megascreen Maradona, quando... no, che palleggia, ricordi, le prepartite di Stoccarda. Quella è una canzone che carica, Quando ho fatto l'esperienza a Marsiglia, a Velodrome, quando uscivamo c'era Jump dei Van Halen. È forte, quella. Con l'impianto straordinario che c'era, veramente entravi in campo con tre punti sulla schiena, capito? Perché veramente ti carica veramente tanto. Questa canzone la vedo opportuna per l'uscita in campo, per il riscaldamento. Bene, speriamo. Modestissimo parere. Tutti i pareri hanno la loro valenza, il tuo, il mio, quello degli ascoltatori, ma insomma mi fa piacere che già da questo primo ascolto ci sia questa convergenza, poi naturalmente deciderà la Fiorentina, che però insomma aveva dato l'input, questo è giusto ricordarlo, è corretto, proprio all'artista Lorenzo Andreacci di cimentarsi, di impegnarsi, devo dire che la fatica ha fruttato davvero un bel pezzo. Oppure insomma, se voi volete dare delle indicazioni, informazioni, ci fa piacere, oppure ci volete dire la vostra sulla canzone di Lorenzo Andreacci che è stata presentata oggi ufficialmente, questa è Firenze, insomma una dedica alla Fiorentina e alla città da parte di questo artista fiorentino. Allora, in diretta alle di radio stanno arrivando ancora tanti messaggi per la bella canzone di Lorenzo Andreacci che abbiamo
presentato oggi alle di radio, uscita oggi, è una dedica a Firenze, alla Fiorentina, una canzone che potrebbe essere suonata allo stadio magari per il riscaldamento, insomma molto bella, ve la faremo risentire in coda di trasmissione. E allora, amici all'ascolto delle di radio, noi ora adesso andiamo in fascia, rientriamo, vi facciamo risentire la canzone che è stata presentata oggi da Lorenzo Andreaggi, che è un tributo alla Fiorentina e a Firenze, una canzone, ci ha spiegato Lorenzo, nata da un input della dirigenza viola, lui l'ha raccolto, l'ha scritta, sapete che un artista fiorentino è in qualche modo l'erede naturale di Narciso Parigi, ma essendo molto giovane riesce a coniugare la tradizione, la canzone fiorentina, con la modernità e con l'innovazione, infatti la canzone è moderna. L'abbiamo fatta sentire poco fa, stante il nostro piccolo ma concreto osservatorio e di sondaggi è andata molto bene, che siamo pieni di messaggi, allora a beneficio di coloro che non l'avessero ascoltata prima, magari qualcuno che volesse riascoltarla, poi la troverete naturalmente su tutte le piattaforme in cui vengono diffuse le canzoni, questa è Firenze il titolo e ve la proponiamo subito dopo la pubblicità, poi rientriamo per un istante e ci sarà l'appuntamento immancabile con Stazione di Sosta di Claudio Nassi, quindi state con noi adesso. Godetevi questa Firenze. Allora, abbiamo ascoltato questa Firenze, Lorenzo Andreaggi, tra pochissimo Stazione di Sosta con Claudio Nassi, poi ci collegheremo con la sala stampa Emanuele Arrighini del Franchi, dove per noi c'è la nostra Eve Dili.